Questa notte ho fatto un incubo terribile. Ero in vacanza in un posto dove potevo solo mangiare schifezze e sono tornata a casa grassa, gonfia, piena di brufoli e stanchissima. Per fortuna era solo un incubo. E adesso invece spiego a voi come trasformare la vostra estate in un sogno di benessere. L'estate è un periodo bellissimo, anche voi l'aspettate tutto l'anno? Finalmente il sole, il caldo, il mare, le vacanze, che meraviglia! Però proprio l'estate ha i suoi inconvenienti. Troppo sole fa male alla pelle, troppo caldo disturba la digestione, troppa afa altera l'appetito. Capita anche a voi? A me sì. E sapete cosa faccio? Io cerco di approfittarne per trasformare l'estate in un periodo di remise in forma. E ora vi spiego i trucchi fondamentali per mangiare in modo ottimale nei momenti clou dell'estate, in spiaggia, in vacanza e anche comodamente a casa. Ma prima una regola d'oro per il benessere estivo di tutti, visto che in questo periodo si suda molto e ci si muove di più. Bisogna assicurarsi il giusto apporto di minerali e lo possiamo fare nel modo più naturale in assoluto con infusi di acqua, frutta, verdure ed erbe aromatiche. Come? Alla fine di questo video vi indicherò il link a un mio video con tre ricette di infusi freschissimi e facilissimi da preparare. Non perdetelo! E veniamo alla nostra alimentazione estiva. Iniziamo dal mattino. Evitate, almeno in questo periodo, cappuccino e brioche. Non cominciate la giornata con un pieno di grassi e zuccheri che sono in più e non servono. Ovunque siate, meglio puntare su una prima colazione a base di frutta fresca, ricca di vitamine, sali minerali, zuccheri naturali e acqua, tutte sostanze che migliorano l'idratazione e aiutano a fronteggiare il caldo. Chi ha tanta fame e non si sente sazio può includere una o due banane oppure frutta secca nella sua colazione. Evitate sempre i succhi di frutta confezionati, sono pieni di zuccheri aggiunti e si scoperto che favoriscono la cellulite sia nelle donne che negli uomini. Mangiate abbastanza a colazione in modo da non avere fame a metà mattina, ma se vi viene fame, un languorino, non dovete resistere, meglio mangiare le cose giuste, altrimenti si alterano i livelli di zuccheri nel sangue ed è ancora peggio. Per esempio, sgranocchiate una verdura come una carota o un gambo di sedano, oppure mangiate un po' di frutta secca, una manciata. Non di più, nutre, sazia e in queste dosi non ingrassa. Avete visto com'è facile mangiare bene e stare bene in estate? E per conoscere i segreti per stare bene tutto l'anno, basta iscriversi al canale. Clic! Anche voi quando andate al mare vorreste stare in spiaggia tutto il giorno e portarvi qualcosa da casa per non dover comprare cibi pesanti o poco freschi? Secondo voi le classiche melanzane alla parmigiana o polpette di carne o arancini fritti che molti portano da casa sono alimenti sani e adatti a un regime detox? Non direi. In spiaggia ci vogliono cibi freschi, ma vi consiglio di evitare la frutta a pranzo per non fare un overdose di zuccheri. Fate come me, preparate un pranzo freschissimo, così, guardate che bello, contiene tante verdure fresche già tagliate a pezzettini e disposte strato dopo strato. Avrete una carica di fibre, vitamine, minerali e liquidi che reintegrano quelli persi con il sudore. Accompagnate le verdure crude a una o due fette di pane integrale o crackers di mais o riso. E sarete a posto. Evitate ancora i succhi di frutta industriali e anche le spremute preparate a casa, perché con il passare del tempo e il caldo perdono molte delle loro sostanze preziose, a partire dalla vitamina C. Se invece siete in albergo o mangiate fuori, ordinate sempre come prima cosa un'insalatona mista ricca di tante verdure crude. Fatelo anche se siete a casa. Poi, se avete ancora fame, potete concedervi carboidrati, magari una pasta rigorosamente integrale, oppure cereali in chicchi come riso, farro, orzo, quinoa, che trovate in tante forme e basta poco per insaporirli.
È arrivato il pomeriggio, avete voglia di rinfrescarvi e iniziate a guardare i gelati con troppo interesse? Resistete durante il vostro regime detox, a meno che non siano gelati di sola frutta, senza latte o con il latte di soia o dolcificati con fruttosio, non con edulcoranti chimici. Piuttosto fatevi o fatevi fare un frullato o un estratto di frutta e verdura che assicurano fibre e antiossidanti, un mix necessario in questa stagione. E finalmente a cena volete concedervi un momento tranquillo a tavola? È l'ora delle proteine, ma tenete lontani due alimenti pesanti, i latticini e la carne rossa. Per il resto vanno bene tutte le proteine, con un bel piatto di verdure cotte e uno di verdure crude. Evitate il pane bianco con il lievito, piuttosto optate per gallette di mais o riso senza glutine. Va bene per tutti per un certo periodo assumere meno glutine. Se per concludere la cena avete voglia di qualcosa di dolce, ma volete mantenere la linea e favorire il periodo detox, vi suggerisco una tisana o un infuso con un po' di miele. Ormai qualunque bar o albergo ne è fornito. Aumenta il senso di sazietà, idrata e chiude il pasto in bellezza, o meglio in benessere. Molti pensano alla vacanza come l'occasione per strafogarsi di cibo o stonarsi di alcol. Sì, può andare bene una volta, eccezionalmente, ma non di più, perché è controproducente. Invece, se mangerete bene in vacanza, dopo la pausa estiva sarete ancora più in forma, leggeri, pieni di energia. Se oltre a mangiare bene avrete camminato al mare o in montagna, se vi sarete mossi anche in città, sarete più tonici, avrete bruciato i grassi, avrete una maggiore massa magra e sarete addirittura ringiovaniti. È a questo in realtà che servono le vacanze, o no? Vi è piaciuto questo video? Bene, condividetelo con i vostri amici e sui vostri social, così diventerete anche voi dei portatori sani di salute e i vostri amici potranno stare bene tutta l'estate. Scrivetemi i vostri commenti, le vostre domande e le vostre esperienze qui sotto e sul mio sito, all'indirizzo nell'info box qui sotto, troverete tanti altri consigli per stare bene in estate. Mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!